E dato che lei è anche un artista. Lei? Sì, vedo di lei. No. No, allora, dovevamo chiedere se ci poteva illustrare il suo lavoro e il messaggio del suo principe. Ah, allora, il mio lavoro non è qui, è in auditorium. È un lavoro fotografico fatto in tre parti, che poi ho messo insieme in un lavoro unico. È fatto di fotografie. Io uso una tecnica di scatto tre volte sopra, tre quattro volte sopra lo stesso negativo, quindi dopo la fine l'immagine che viene fuori è una costruzione, già il negativo è una costruzione di immagini. Ci sono parti macro, cioè microscopiche, e parti invece, diciamo, primi piani e anche, diciamo, anche panorami, e si creano queste nuove immagini che sono reali perché vengono dal mondo reale, ma sono irreali perché non esistono, ovviamente. E ultimamente fotografo anche parti di, siccome mi sono appassionato nella poesia di un poeta qui di Gorizia, che è Francesco Tomada, e ho letto le sue poesie e mi hanno emozionato tantissimo, e ho cominciato a fare delle foto suggerite da questo suo lavoro. Ho cominciato anche a fotografare parole delle sue poesie, e poi nel frattempo avevamo cominciato a fare questo lavoro sul sacro, e le due cose sono andate avanti e si sono mescolate, e praticamente alla fine è venuto fuori questo lavoro che è diviso in tre parti, e c'è scritto in realtà cerchi, che è quello che io credo che ognuno faccia, che sia religioso che sia o no, uno cerca continuamente dall'inizio alla fine della propria vita, non molla mai, per me. Poi uno magari neanche non ci pensa, però per me la ricerca è costante, non si smette di pensare al sacro. E quindi secondo lei c'è un crescente bisogno di ricerca? No, è necessario, ma penso che magari uno anche, forse magari uno non si accorge, ma inconsciamente lo fa. E poi magari siamo tutti in corsa, sballottati, però nel momento in cui uno si ferma, si rivolge sempre a... cioè, il pensiero non va normalmente a qualcosa che è tangibile, ma va a qualcosa... pensa all'amore, pensa all'amicizia, pensa alla morte, e sono tutte cose che sono sacre, perché non fanno parte di questo mondo qui. È qualcosa che noi ci rivolgiamo come se fosse esterno, sappiamo che c'è, ma non sappiamo dov'è, non sappiamo come raggiungerlo, non sappiamo come spiegarci certe cose. E poi ognuno, piano piano, nella vita si dà le varie risposte a tutto. Alcune sono idilliache, altre sono terribili. Però sono un mondo che sono misterioso, e quello è rivolgersi per me anche al sacro, non è solo Dio. Dio è quasi la somma di tutte queste cose, perché chiaramente Dio è amore e morte. E nascita è concepimento e morte, è tutto ciò che c'è insieme. Può essere chiamato Dio, oppure più pagano, diciamo, può essere i vari dei, oppure anche non c'è nessuna entità suprema, ma invece c'è uno stato d'animo che è comunque sempre importante. No? Grazie. Prego. Secondo lei, verso che cosa possiamo provare ancora timore reverenziale? Beh, sicuramente mi sgomenta la morte, quello sicuramente. E la morte non è solo la fine della vita, la morte è anche fare una vita inconcludente. Poi ognuno ha degli obiettivi e delle cose, però fondamentalmente la morte, insomma, quello sicuramente. Ecco, per esempio, forse per sconfiggere questo terrore, che sicuramente tutti provano, e forse tutti provano, io provo, e magari sono degli appigli che dici, sì, è vero, c'è questo bussato nel vuoto, però prima ho amato, prima ho stretto un amico fra le braccia, prima ho baciato... sì. È così, mille cose, no? E queste cose ti fanno affrontare forse questo salto che ti aspetta in maniera... Non ci fa pensare. Forse anche non ci fa pensare, sì. No, ma nel senso che sai che sarà, ovviamente, ecco, per esempio,
chi è religioso, che ha la fede nell'aldilà, ha una fortuna sfacciata. Io purtroppo non ce l'ho. Neanche io? Io non so ancora, devo vedere. Eh sì, ma per quello io dico che tutti cercano. Anch'io non credo nell'esistenza di Dio, ma non ho mai smesso di leggere testi sacri e non ho mai smesso di pensare se c'è o non c'è. È chiaro che la fede è un concetto difficile, ecco. Una cosa interessantissima invece sarebbe proprio puntare fare una mostra sulla fede, cioè che cos'è la fede, perché anche lì poi, che poi il bello di queste cose, no? Con Paolo, che quando si iniziano questi discorsi, ovviamente tra di noi ci sono discussioni che non sfociano nella rissa. Ci sono posizioni differenti. Sì, ecco, non sfociano nella rissa perché siamo dei gentili uomini, diciamo, ma poco ci manca. Per esempio la fede, c'è chi dice che è insita, cioè tu o hai fede o no. C'è invece chi dice che si può costruire la fede, ma per esempio cattolici cristiani parlano di questo, e quindi anche quello sarebbe un territorio da indagare. Anche cos'è l'amore, per esempio, non tutti hanno la stessa definizione. Secondo lei l'arte, in una forma a segno, con il suo simbolismo, ha il compito di rappresentare quello che non è rappresentabile, di rendere visibile? Sì, può anche rimanere, non dico l'ultima spiaggia, però può essere una delle poche possibilità di ragionare su questi temi, non avendo paura di affrontarlo personalmente, nel senso che quando una persona va in chiesa, sì, o ascolta un filosofo, no, diciamo, ha la visione di quella persona. Quindi uno parlerà di religione, uno parlerà di una filosofia ben particolare, e quindi noi, che siamo lì fruitori, siamo investiti da queste cose, possiamo cogliere quello che riusciamo a cogliere. Un'immagine invece è libera, e tu ti poni davanti all'immagine, la puoi leggere in più modi. Una deposizione potrebbe essere la cosa più terribile, perché se ti metti nei ruoli della madre, ma invece se tu ascolti un discorso ti arriva addosso, e non è detto che tu sei in quel momento, cioè o ascolti o pensi, no? Invece qui tu sei libero, nessuno ti parla, l'immagine, e l'immagine è un simbolo e tu decidi come decifrarlo. Per cui secondo me è una delle cose fondamentali. Sì, è bellissimo. Sinceramente non ci avevo mai pensato così, però se guardi dici sì, potrebbe essere così, poi se una persona sì, potrebbe essere così. Ma certo, ma ogni simbolo, essendo un simbolo, parla di qualcosa che non può essere rappresentato e detto in nessun altro modo. Cioè non c'è un modo per descrivere l'amore, non esiste una forma, non si sa cos'è, non si sa se è solamente chimica, se è solamente chissà cosa, non si sa. E quindi tu lo rappresenti con un simbolo, e il simbolo, chi lo guarda ha il suo modo, c'è cioè chi lo penetra di più, chi meno, chi lo vede negativo o positivo, ma è libero, no? E quindi secondo me è fondamentale. Sì.